Ciao a tutti, sono sempre io, Paola. Che pensavate? Che una volta eletta vicepresidente del Senato mi sarei chiusa nel palazzo come gli altri? Assolutamente no. Noi non facciamo così. Noi ci ricordiamo sempre da dove veniamo. Dal territorio, dalle nostre strade, dai nostri borghi, dai nostri quartieri e dalle nostre piazze. È il nostro valore aggiunto questo, restare sempre con i piedi per terra e capire che il 4 marzo non è stato un punto di arrivo, ma un punto di partenza. E ora dobbiamo dare tutti insieme ancora di più di quello che abbiamo dato fino ad oggi. Il 10 giugno ci saranno infatti le elezioni comunali in tutta Italia. Da nord a sud centinaia di migliaia di cittadini si recheranno alle urne per scegliere i loro sindaci e i loro rappresentanti comunali. È un voto importantissimo perché è proprio dai comuni che inizia il vero cambiamento. È dal suo comune di appartenenza che il cittadino inizia a familiarizzare con i problemi reali del paese. Così ho fatto anch'io quando ho iniziato il mio percorso da cittadino portavoce. Il lavoro sul territorio, l'attivismo, la mobilitazione, l'energia di fare e di cambiare le cose in meglio, ma soprattutto mettercela tutta per farlo. Questo è lo spirito e l'essenza stessa del Movimento 5 Stelle. Ecco perché, in occasione delle elezioni comunali del 10 giugno, saremo in tutte le piazze d'Italia dove si voterà con un nuovo tour. Alziamo la testa, sì, alziamo la testa. Abbiamo deciso di chiamarlo così, perché questo è un momento cruciale e dobbiamo tirare fuori tutto il nostro orgoglio e la nostra forza, tenendo appunto la testa alta. C'è bisogno dell'aiuto di ognuno di voi per migliorare la nostra città, per renderle più vivibili e a misura di cittadino. Noi ci saremo e ci troveremo come sempre in piazza, spalla a spalla, per continuare insieme un percorso lungo ma pieno di luce e di speranza. Un abbraccio a tutti e forza, quelli come noi non molleranno mai.